dinanzi a lei, nostra madre e regina, riconosciamo umilmente tutti i nostri peccati. Confesso a Dio che potete la vostra fede di tutta la peccato, pensieri, parole, opere, condizioni, è la mia colpa, la mia grandissima colpa. Gesù, che va la grazia della Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per il Signore Dio nostro. Dio di potenza abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, gloria a Dio nell'alto dei cieli. Predestinandoci ad essere per lui
secondo il segno d'amore della sua volontà, all'ode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui siamo stati fatti anche eredi predestinati, secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, ad essere l'ode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Parola di Dio. Fate quello che Gesù vi dirà.
amiamo la Madonna, li facciamo amare e soprattutto con la nostra testimonianza di vita, e vedremo come la vita di grazia, perché quando invochiamo Maria, Maria è presente nella nostra esistenza, ci prende per mano, ci conduce, ci sostiene con la certezza che sarà lei un giorno a farci entrare in paradiso. Credo in un solo Dio.
diventasse vera madre del tuo figlio. In lei è segnato l'inizio della Chiesa, sposa di Cristo senza macchia né senza rughe, splendente di bellezza. Da lei, vergine purissima, doveva nascere il figlio, agnello innocente che voglia le nostre volte, e tu sopra ogni altra creatura, la predestinata per il tuo popolo, avvocata di grazia e modello di santità. E noi, uniti ai cuori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Yeah.
le armi di unità per la cena del Signore. Ecco la chiesa di Dio che toglie i peccati del mondo.
Signore sia con voi. E vi anticipo per la benedizione e ad ogni vocazione rispondete Amen. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine Maria, ha redento il mondo, rivolgi la sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per l'intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la grande solennità della Immacolata Concezione della Beata Sempre Vergine Maria, concedi, Signore, la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore e la Vergine Maria con la vostra vita, andate in pace. Quanti?